Luca Ligas, attaccante della Sigma e match winner. La tua punizione regala 3 punti, ci volevano. Prima vittoria nel genere di ritorno, ma soprattutto anche condita da una buonissima prestazione. Può essere anche la svolta del girone di ritorno vostro? Sì, credo di sì. Abbiamo sfidato una grande squadra nella Villa Cidrese. Noi abbiamo fatto i 3 punti grazie a questa punizione, però non ci dobbiamo fermare adesso in questa partita. Abbiamo altre 8 partite da giocare e nulla. Con umiltà e con fame proviamo a salvarci il prima possibile, poi si vedrà. Anche oggi avete dimostrato di giocarvela con tutte, forse avete un po' illuso alla fine del girone d'andata, quarto posto. Si è chiesto troppo forse? No, probabilmente la squadra è troppo giovane per... cioè siamo arrivati a 4 punti dal primo posto, mi sa. Sì, sì. Forse siamo un po' troppo illusi, quindi abbiamo abbassato la tensione. Abbiamo fatto 5 sconfitte, non mi ricordo neanche quante, e siamo ritrovati nelle zone calde a 2 punti di play-out. Adesso i piani sono cambiati, dobbiamo fare altri 6-7 punti e poi ci potremo divertire, vedremo poi a fine stagione cosa succederà. Ecco, era un momento proprio delicato, perché una squadra giovane forse poteva sentire anche il peso di una classifica che si è fatta brutta all'improvviso. Sì, che dire. Purtroppo la squadra è fatta da 14 ragazzini fuori quota. Noi siamo 6 grandi e cerchiamo di insegnarli, di dargli la cattiveria agonistica che un ragazzino che esce dagli allievi non ce l'ha. E questo poi alla lunga paga, perché non siamo esperti. L'unico trentenne sono io, gli altri sono tutti 97-98. Le altre squadre come la Villa Cidrese, che hanno 7-8 giocatori importanti di esperienza, si vede, sono secondi e terzi in classifica, e quindi alla fine l'esperienza paga sempre, l'inesperienza no pure. Senti, spiegaci invece questa esultanza, perché sei andato in panchina, ti hanno seguito tutti, è stato un bel momento, no? Sì, il mister... il mister non credeva tanto nella mia punizione, quindi... Doveva battere Limbardi, che è lui, quello che batte le punizioni, poi alla fine ha deciso di batterla io. È andata bene, è stato dal mister perché ce l'ha chiesto lui. Nello spogliatoio di stare tutti uniti e di fare gruppo, perché in questo momento delicato bisogna fare gruppo e essere tutti uniti, anziché fare risultanze solitarie. Gianluca, tu hai fatto una grande gara, perché comunque ti sei messo a disposizione della squadra, sì. Hai rallentato il gioco quando c'era da rallentare, tenendo palla, hai sempre, diciamo, spronato i tuoi compagni. Raccontaci il valore di tanti giovani bravi che ci sono e che forse gli ultimi risultati non, diciamo, non mettevano in luce quello di buono che stanno facendo. I giovani sono veramente bravi. Ci sono 3 elementi che probabilmente sono di categoria superiore. Dovremmo essere noi grandi bravi a... Parli del 2002. 2002, Loi, Limbardi, Calleda, Nicotra, ma c'è anche Cappai. Cioè, oggi è grande gara Cappai. Hanno fatto delle grandi prestazioni, al di là dei risultati che ci possono stare, sconfitte, pareggi. L'importante è giocare bene, dare tutto. E loro credo che stiano facendo la differenza, non tanto i grandi, che noi stiamo facendo un po' maluccia, diciamo, un'autocritica, però loro stanno facendo la differenza e alla fine poi, alla lunga... Bisogna dare continuità, adesso c'è l'Andromeda in casa. Adesso sono un'ottima squadra loro, sono veramente bravi e sono compatti, diciamo cazzuti, si vuol dire, noi ce la giocheremo. Sempre con umiltà, però, senza essere... Ma non è che in questa classifica un po' corta poi una nuova striscia vi può riportare su? No. Oh, vi siete illusi già una volta e basta? No, c'è stata un'illusione una volta, credo che non succeda un'altra volta, perché ci siano io a rompere le scatole ai miei compagni. Quindi prima facciamo 6-7 punti e poi si vedrà, ma prima è giusto fare queste 3-4 gare, fare al meglio e salvarci il prima possibile. Grazie Gianluca, complimenti. Grazie. Per il gol, per la vittoria. Grazie. In bocca al lupo.